Finché c'è vita... C'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Benissimo. Guarda, proprio oggi sono particolarmente in forma. Anch'io, sai? Bello, carico e pronto. Indovina perché? Perché siamo carichi e pronti, perché lo siamo tutti e due. Vabbè, il periodo porta con sé questa carica positiva, insomma, veramente... Il clima natalizio ci rende particolarmente gioiosi. Certo, si inizia, almeno noi lo iniziamo a sentire, sì. Insomma, anche i nostri studi qui di Radio Speranza si sono vestiti a festa quest'oggi. Sì. A proposito, ringraziamo il nostro direttore Davide De Amicis. Certo, che, lo insomma, ringraziamo. Ci ospita con tanta generosità. Assolutamente, anche tutta la redazione, tutti i collaboratori. Assolutamente. Detto questo, oggi abbiamo un ospite veramente prezioso, preziosa. Perché parliamo di Eleonora Ottoni, che è la fundraiser del Movimento per la Vita Italiano, si occupa insomma della raccolta fondi. Ciao Eleonora, come stai? Ciao Massimiliano, ciao Anna Paola. Bene, grazie. Che bella voce che hai questa mattina, particolarmente allegra, ci fa molto molto piacere. Grazie. Sei entrata già nello spirito natalizio anche tu, vero? Sì, assolutamente, siamo belli carichi qui. Benissimo. Al movimento. Allora, cosa ci racconti? Come vi state preparando? È vero con che Adobe, eccetera. Perché sappiamo da un uccellino che ci si è appoggiato sulla spalla che anche la nostra sede nazionale del Movimento per la Vita si è un po' vestita a festa. Sì, quest'anno abbiamo scelto di arredare insomma in modo molto caldo la sede perché innanzitutto adesso diciamo c'è stata una riapertura generale, quindi ci sono molte più persone che entrano in sede, che accedono, e il Natale è il momento anche in cui diciamo rendere tangibile l'accoglienza, quindi abbiamo pensato che anche se non c'è come nei CAV un'utenza diciamo importante, comunque è bello che ogni persona che entri possa un po' assaporare, possa gustare questa accoglienza, quindi abbiamo... respirare la nostra accoglienza. Sì, è perché è un po' poi lo stile del Movimento per la Vita, quindi noi cerchiamo di tradurlo poi anche nel piccolo, nella nostra piccola, beh piccola non tanto, insomma comunque ecco, nella sede nazionale, quindi abbiamo allestito un presepe molto bello, rosso con i colori proprio tipici natalizi, quindi rosso, dorato e un piccolo albero di Natale, però ecco ovviamente il cuore di tutto quanto per noi è il presepe, quindi è molto bello e entrando si nota subito, l'abbiamo fatto abbastanza appariscente ma perché volevamo proprio trasmettere questo calore e questa gioia che stiamo vivendo in questo periodo di avvento. Bene. Ma per caso ci stai invitando Anna Paola? No, assolutamente. Certo, voi siete benvenuti, ci fiondiamo, guarda. Sembra tanto un invito, sì, guarda, sì. Neanche troppo velato, no. Sì. Sto scherzando naturalmente, però magari se avremo la possibilità, perché no? E poi magari racconteremo anche ai nostri ascoltatori. Come no? La trasferta. No, assolutamente. Senti, Eleonora, questo è un periodo, come dicevi tu giustamente, un periodo particolare, anche particolarmente sentito da tutti gli italiani, credo, al di là del credo religioso. Certo. In cui, insomma, ci si scambiano anche dei gesti, più che dei doni sono dei gesti, mi piace dire così. E quindi ci sono anche delle particolarità, insomma, che il Movimento per la Vita in questo periodo propone, è vero Eleonora? Sì, allora noi insomma sappiamo che in questo momento è un tempo in cui si scambiano questi gesti, come dicevi tu, e specialmente negli ultimi anni c'è un'attenzione un po' nel non sprecare magari con regali futili, ma cercare di donare qualche cosa che possa avere anche una funzionalità e che poi magari ecco possa avere anche un valore aggiunto ed essere un regalo solidale. E allora come Movimento per la Vita abbiamo proposto alcuni articoli che sono diciamo natalizi o che comunque si prestano insomma ad essere donati in questo momento dell'anno. E diciamo il primo che vorrei raccontarvi è il nostro calendario. È una novità quest'anno perché abbiamo sempre proposto un calendario del Movimento per la Vita e abbiamo sempre inserito le foto di bambini aiutati a nascere nei nostri centri di aiuto alla vita.
ma fino all'anno scorso erano foto di bambini del CAV di Timișoara, quindi in Romania. E invece da quest'anno abbiamo realizzato un progetto molto ambizioso e molto importante che ci ha permesso di scattare delle foto di bambini aiutati nei CAV italiani. E quindi insomma alcune... Quindi ci siamo noi quest'anno come nazione. Esatto, sì, i protagonisti sono i bambini aiutati nei CAV italiani. Bene. E questi scatti sono realizzati da un fotografo, si chiama Sorin Popa, che è un fotografo professionista, tra l'altro anche molto, ha vinto tanti premi, quindi veramente un gran professionista. Esatto, sì. Però lui è anche vicepresidente e quindi volontario nel CAV in Romania. E sì, quindi è venuto a Roma, abbiamo eseguito questo... servizio fotografico nei parchi di Roma, quindi Villa Borghese e una serie insomma di posti molto conosciuti a Roma e però ecco a questo sono i bambini proprio nostri, quindi li sentiamo ancora più vicini sì. La bellezza del calendario è che diciamo sono questi scatti appunto molto belli che ci permettono un po' di ricordarci ogni giorno e anche di testimoniare ogni giorno la bellezza della vita. E quindi ecco, secondo me questo è un articolo che può essere donato perché accompagna poi un po' la persona nel corso di tutto l'anno, quindi secondo me è veramente diciamo un articolo che si può donare in questo momento sì. A prescindere poi appunto dal fatto di essere pro-life, perché comunque questi bambini sono meravigliosi, sono sì, veramente bambini bellissimi, quindi secondo me è un regalo che possono accogliere e gradire tutti quanti. Guarda, ti dico che tradizionalmente quando mi capita di regalare quei calendari sono apprezzatissimi, perché i bambini sono sempre molto molto apprezzati. Allora, tutti i bambini sono bellissimi, diciamocelo. Assolutamente, diciamocelo. Assolutamente. Poi tu, Eleonora, diciamo, parlavi di scatti in alcuni luoghi di Roma, ma Roma è insomma è di un fascino che credo, in un certo senso, di poter dire che nessun'altra città abbia il fascino di Roma, in un certo senso. È un fascino immortale, diciamo. Sì, qui parla la romana. Vedi. No, del resto è soprannominata la città eterna, no, lo è, non a caso. Eterna, quindi, lo è la città eterna, è una città che ti abbraccia. Sì, ripeto, noi non abbiamo voluto mettere in risalto il fatto che fosse scattato a Roma, perché ecco, certo, vogliamo che al centro ci siano i bambini, certo, e che quello che si comunichi tramite questi calendari sia proprio ecco, la bellezza, perché poi magari si fanno tante volte discorsi ideologici, invece mostrare proprio concretamente il frutto anche del servizio che viene offerto ai CAV significa testimoniarlo in maniera poi concreta, e quindi senza scivolare in discorsi magari troppo teorici o appunto ideologici, ma mostrare questi bambini è il modo migliore per testimoniare il valore della vita e la bellezza a cui noi crediamo e che cerchiamo di coltivare. Assolutamente. Assolutamente. Quindi questo, diciamo, ecco, è un primo suggerimento che noi proponiamo. Questa come è la novità solidale di quest'anno, allora, diciamo, i soggetti scelti, che sì, sono, diciamo, italiani. E per poterli anche vedere, perché magari uno potrebbe essere incuriosito, è sufficiente o seguire le nostre pagine sui social, quindi su Facebook, Movimento per la Vita Italiano, oppure su Instagram, e lì noi abbiamo messo alcune foto per far vedere un po' un'anteprima, insomma, di questo calendario. Certo. Ma sì, poi la metteremo anche sul nostro podcast di questa trasmissione. Sì, sì, sì. Per chi ci sta seguendo in podcast, la vedete proprio. Sì, la vedrete, sì. Sì, 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 assolutamente. Insomma, poi però ci sono anche altri gadget, diciamo così, se vuoi chiamarli così, vero Eleonora? Sì, 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 sì. Allora, ci sono per esempio dei biglietti di auguri che noi chiamiamo card natalizie, che servono per accompagnare i regali che uno si scambia, magari nel caso in cui uno abbia in mente altri regali, è bello poi accompagnarli con un pensiero, con una frase scritta. Io lo faccio sempre, ogni volta che faccio qualche regalo lo accompagno con un biglietto. Ecco, quindi magari prenderà ispirazione. Sì, 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 sì.
Sì, perché personalizza ancora di più, sì, diciamo un'accuratezza che magari non tutti si aspettano, però accompagnarlo con un pensiero lo rende ancora più gradito e curato, appunto. E quindi ci sono questi biglietti di auguri con delle grafiche natalizie, quindi l'albero di Natale, la ghirlanda e il presepe. E quindi si possono acquistare, ecco, questi biglietti di auguri in cui c'è il logo del Movimento per la Vita, non ci sono altre frasi. In modo tale che poi ognuno possa inserire quello che magari vuole, possa, insomma, personalizzarlo come crede. Però è bello perché anche questo è un modo innanzitutto per aiutare tante mamme, perché poi diciamo, i proventi di questi gadget vengono devoluti poi per i servizi ai CAV e alle mamme. Quindi anche qui, anche se è magari un piccolo articolo, però permette comunque di contribuire ad una causa importante. E poi sono proprio belli anche graficamente, quindi insomma è un'ottima idea. E poi c'è una candela che può essere invece utilizzata, una candela blu che può essere utilizzata come centrotavola o come segnaposto, quindi immagino le tavolate italiane il giorno di Natale ricche. È bello magari questa candela che illumini la tavola, quindi Sì. è un piccolo oggetto che può essere appunto acquistato con questa finalità, ma anche in tanti altri modi può essere utilizzato. E poi noi diciamo, invitiamo sempre, anche come regalo natalizio, perché no, ad abbonarsi alla nostra rivista Alzi alla Vita, perché anche quello è un modo, così come il calendario, per accompagnare una persona nel corso di tutto l'anno e per chi è interessato ovviamente a queste tematiche, a nutrirsi proprio di insomma, contenuti che possano edificare, possano arricchire la propria esperienza. Quindi, diciamo, questi sono i gadget che noi suggeriamo per il periodo natalizio. Poi abbiamo una serie, un catalogo intero, quindi Eh sì, abbiamo tantissimi articoli che possono essere. poi magari diremo anche qualcosa riguardo al catalogo, diciamo, intero. Però adesso, che ne dite se ci facciamo, viviamo insieme una bella pausa musicale di quelle che la nostra regia sa proporci sempre? Vediamo cosa ha scelto. Eh sì, e poi torniamo noi. A Sì. tra poco. Ok. We're saving our lives. It's true, we make a better day.
Beh, qua la regia ci commuove comunque, però. Sì, cioè... sì. C'è scesa la lacrimuccia. Assolutamente, perché questa ovviamente l'avrete riconosciuta, era We Are The World, interpretato dalle più grandi voci della musica internazionale. A me però colpivano soprattutto alcune parole del testo di questa canzone, quando certo. dice che, insomma... praticamente noi possiamo dare una mano alla difesa della vita e che siamo tutti parte della grande famiglia di Dio. Insomma, che dire dopo di questo? Niente, la musica ha riassunto perfettamente quello che dovremmo essere in realtà. Esatto, questo è un modo, secondo me c'è un modo proprio perfetto per esprimere questa cosa qui, ed è appunto quella di scambiarsi anche questi doni che il Movimento per la Vita prepara, e che hanno sempre anche, lo chiediamo questo Eleonora Ottoni, la nostra fundraiser, una finalità molto importante, perché non è che uno acquista il dono e poi ok, la cosa finisce lì, i soldini rimangono in cassa al Movimento per la Vita. No, vengono spesi per delle finalità benefiche, cioè per sostenere mamme e bambini, vero Eleonora? Sì, esatto. Diciamo che i soldi che vengono raccolti attraverso la vendita di gadget sono poi impiegati per dare proprio aiuti personalizzati a magari situazioni che ci vengono segnalate dai CAV, e anche proprio un sostegno ai CAV per le varie necessità. E poi un altro aiuto molto importante che come Movimento Nazionale noi sosteniamo è il servizio di SOS Vita, che diciamo è un servizio che noi offriamo, a cui si possono rivolgere i ragazzi o chiunque abbia bisogno, ed è sia via chat che anche telefonico. Mm-hmm. E quindi quando una ragazza magari ha dei dubbi, ha necessità di parlare, può contattarci tramite questo servizio, e quindi è assolutamente un servizio importantissimo. Quindi ecco, sono ricordiamo attivo 24 ore al giorno. Sì. Esatto, sì. Sì, sì. Servizio è un servizio molto importante, perché si rivolgono tantissime persone, siccome si rivolgono in completo anonimato, tante persone che non hanno magari il coraggio di rivolgersi a un CAV possono ricorrere a questo servizio. Quindi è veramente preziosissimo, e tante, per esempio, adolescenti utilizzano questo canale proprio perché viene garantita l'anonimato. Quindi, la privacy assoluta in ogni senso. Sì. Certo, quindi è veramente importantissimo, svolge un ruolo che in questo momento appunto è proprio decisivo, proprio perché tantissimi ragazzi hanno magari situazioni con cui non possono parlare o condividere in famiglia, quindi i nostri volontari diventano degli angeli, proprio nel senso che veramente svolgono un ruolo molto delicato e molto importante. Quindi sostenere questo servizio è proprio importantissimo. Assolutamente. Prima parlavi, Eleonora, del catalogo e insomma delle cose che sono inserite in questo catalogo. Ci volevi segnalare qualcosa in particolare? Volevi, insomma, oppure appunto l'intento era quello di, come dire, sottolineare al di là poi del singolo oggetto il fatto che appunto si sostiene il Movimento per la Vita acquistando quegli oggetti. Sì. Che sono nel catalogo. Non solo, esatto, allora non soltanto si sostengono, come dicevamo, quindi i servizi che noi offriamo ai CAV e alle mamme, ma secondo me un altro aspetto importante dei gadget è che nel momento in cui per esempio si indossa una maglietta di quelle che noi vendiamo, oppure una borsa, quelle in cotone, abbiamo borse con messaggi molto belli, sono messaggi, diciamo, che consideriamo pro-life, ma che poi sono un pochettino messaggi universali di incoraggiamento, di ti ricordano la preziosità della vita, diciamo. Esatto. Così. Esatto, faccio un esempio: tu sei l'unico al mondo, la tua vita è preziosa, sei nato per essere speciale. Ecco, sono questi un po' i messaggi che noi riportiamo sulle nostre borse, e quindi indossarli non è importante solo perché si aiutano delle mamme, e questo sicuramente è l'obiettivo principale, ma anche perché si diventa poi testimoni di speranza, magari si raggiungono delle ragazze che possono avere un momento difficile, e portare una borsa con un messaggio di questo tipo significa anche un po' diventare anche uno strumento di speranza per chi magari può vivere una situazione difficile, specialmente, diciamo, che rafforza anche l'autostima di chi l'indossa in quel momento. È vero. Secondo sì. me sì.
Sì, è vero, posso confermare, guarda. E quindi ecco, è importante perché ha questo, insomma, doppio risvolto: da una parte si aiutano e quindi è un regalo solidale, e dall'altra poi si diventa volontariamente testimoni di speranza, ecco, di messaggi positivi, e in questo momento abbiamo veramente tanto bisogno. Sì, ce ne vogliono, sottoscrivo con te, ci vuole un po' di positività, un granellino almeno, cioè, almeno per cominciare. Per è vero. E sì. Poi abbiamo all'interno del catalogo alcune linee che sono magari più per gli operatori dei nostri CAV, e quindi diciamo possono magari non essere un po' per tutti quanti, ma per esempio appunto c'è una linea, una collezione che chiamiamo la collezione Tu, che è fatta appunto di magliette in cotone molto belle, queste borse, oppure un quaderno dove prendere appunti, e quindi ecco, sono articoli che vengono utilizzati quotidianamente da tutti noi. Ma piuttosto che comprare magari un articolo normale, ecco, si può fare tanto del bene anche soltanto acquistando uno di questi gadget. Allora, non si tratta di articoli normali. Io quando vado a comprare qualcosa non dico che compro un regalo normale, compro un regalo, e questi sono regali speciali. Mm-hmm. Diciamo così. Va bene? Giusto, sì. Assolutamente sì, noi li consigliamo chiaramente, sì, consigliamo. Perché hanno un valore aggiunto e non ci si paga l'imposta sopra. Ecco, bravo, bravo. No, nel senso, voglio dire, è incluso nel prezzo, insomma. Però sì. Era la battuta per dire che appunto questi sono regali nel vero senso della parola, perché vanno in una molteplice direzione, non solo dalla persona che fa il regalo a quella che lo riceve, ma c'è anche qualcun altro che riceve un regalo, insomma, è una sorta di economia circolare. Sono regali che fanno bene al cuore e che mettono in circolo la vita, così mi è venuto adesso. Sì, assolutamente sì. È vero. E giusto, ecco, per chiudere, poi volevo dire, se diciamo uno volesse poi vederli, è sufficiente andare sul nostro sito, che è mpv.org, e proprio in prima pagina ci sta il bottone per scaricare il catalogo, il catalogo, PDF, sì, sì. E poi poterlo visualizzare. Quindi prendetevi il vostro tempo, visualizzate gli oggetti e soprattutto comprate, perché fate un atto per voi e per gli altri. Esatto, anche solidale. Con poco si può, tra sì, l'altro, non è infatti, che ci vogliono grandi cifre, secondo le proprie possibilità. Infatti, infatti. Allora, noi siamo arrivati a un momento irrinunciabile della nostra trasmissione. Tu sai qual è? Sì, immagino quale sia. Che quello ti devo della dire? Nostra posta elettronica, sì, sì. Prego. Radio Speranza @diocesipescara.it. Scriveteci se avete delle proposte, delle idee. Esatto. Siamo qui. Assolutamente. Siamo qui. Poi c'è il numero per SMS e WhatsApp. Al 331-398-9698. E poi c'è invece il numero di telefono. 0856902 27. Poi ci sono gli 87.6 MHz sui quali ci potete ascoltare. Le nostre frequenze, poi ci sono le varie piattaforme online. TuneIn, Radio Garden, Radio Italiana, dove eccetera. Dove ascoltarci in streaming. E poi ci sono i canali social, cioè Facebook, digitando Radio Speranza, e poi YouTube, LinkedIn e Instagram, digitando Radio Speranza Pescara. E non dimenticatevi che con questa trasmissione siamo anche in podcast, quindi non avete scuse, quindi potete seguirci quando volete. Assolutamente sì, ma soprattutto ricordatevi sempre una cosa: finché c'è vita c'è speranza. Ciao, ciao!